questo percorso dà la possibilità a così tanti ragazzi, ci stiamo guardando tutti insieme contemporaneamente per la prima volta in faccia, dà a tutti quanti voi la possibilità di esserci, di fare questa esperienza. Come ci siamo detti più volte, decide di essere un percorso che investe sulla vostra formazione, sui vostri percorsi. Questo è possibile perché esistono alcune grandi, importanti, altri enti più piccoli che decidono di esserci. Lo sapete, tanti di voi, c'è la vostra scuola, che nonostante sta vivendo un momento di grandissima fatica, un momento di grandissimi tagli, decide di essere vicino, di esserci. Ci sono i vostri docenti, che non obbligati in alcuna maniera, sentono però quell'importante missione educativa e ci stanno, ci sono, e decido di prendervi per mano e fare un viaggio alla pari con voi. E accade che possano esserci, per questo sono contento che sia qui con noi, anche dei piccoli comuni che nelle ristrettezze dei vari bilanci pensano che sia importante fare in modo che alcuni ragazzi della loro comunità ci siano, perché pensano che diventi un'importante occasione di crescita per l'intera collettività, per l'intera comunità. Ed è il caso, e chiedo di venire qui subito, del sindaco di Racale, Donato Metallo. Sì, io cercherò di essere brevissimo perché so che avete fatto tutti la levataccia, abbiamo fatto la levataccia, e io voglio ringraziare prima di tutto l'Associazione Terra del Fuoco che dà questa grande opportunità a tutti voi, a tutti noi anche. È chiaro, bisogna decidere, no, dove investire le risorse, è un periodo di difficoltà per tutti. Noi abbiamo deciso di non fare le luminarie a Natale, però di far partire 10 ragazzi nei campi di concentramento. Guardate, quando abbiamo aperto il bando, no? C'erano 12 posti per i nostri ragazzi, noi davamo un contributo per partire. È stata forse una delle esperienze più difficili, perché c'era la paura che nessuno partecipasse. Noi siamo un piccolo comune, 10.000 abitanti, vi era una paura forte perché se non avesse partecipato nessuno, noi non sapevamo da dove ripartire, era una comunità che si stava perdendo. Io ricordo giorno per giorno con l'assessore alle politiche giovanili, con Daniele, che andavamo all'ufficio protocollo a vedere se arrivavano le richieste. Ogni volta si festeggiava quando c'era un ragazzo che faceva questa richiesta. Si festeggiava perché penso che molti di voi, e quando si siedono a casa in famiglia e guardano i telegiornali, ci sono le indagini sociologiche, antropologiche sui giovani, e vengono dipinti come affezionati a programmi come Uomini e Donne, come Grande Fratello, o attenti solo, diciamo, ad essere veline o fotomodelli. Beh, molti di noi, quando erano di fronte a queste notizie che venivano dal telegiornale, rumoreggiavano, brontolavano. Adesso invece quelle notizie le guardo con un sorriso, perché sono convinto, sono sicuro che in quelle indagini non conoscono i nostri giovani, non conoscono Mattia, non conoscono Robert, non conoscono Agnese, non tengono conto di tutti voi. E questo è un punto forte di ripartenza per un'intera comunità. Io oggi chiaramente non sono qui a parlarvi, no, di quello che troverete, della storia, sapete benissimo, avete avuto dei formatori, ma poi toccherete con mano ogni parola, è riduttiva rispetto a quello che noi oggi possiamo dire qui. La cosa che vi voglio dire però è che noi ci accorgiamo che questa storia non è lontana, non è qualcosa da studiare, ma si verifica ogni giorno. Si è verificata nella Romania di Ceausescu, nella Bosnia, nella Serbia con Milosevic, si è verificata in Burundi, si è verificata ultimamente anche in Ruanda, in tante parti del mondo. E purtroppo queste notizie occupano il 30 secondi di telegiornale e poi si ritorna nell'indifferenza. Questo viaggio deve farci tornare poi qui con quel candore, quella purezza dell'indignazione. Il presidente Vendola direbbe socializzare le conoscenze. Dobbiamo tornare ad essere, è un termine bellissimo, indignados. Si dice anche incazzati, che è ancora più bello perché dà il senso della forza che c'è di fronte a una notizia, alle ingiustizie che vengono colpite in tutte le parti del mondo. Ed è questo quello che dobbiamo ritornare poi a fare qui,
Voi siete fortunati e state partendo, poi socializziamo queste cose, organizzate assemblee, parlatene con gli altri ragazzi, create un movimento di diritti e di civiltà. E l'ultimo pensiero, poi vi lascio, l'ultimo pensiero è quello, chiaramente vedrete orrore, la tragedia, la storia è passata da lì, le cose più brutte. Io oggi mi fermo a pensare di come si sottolinei sempre questo aspetto, però in quei campi di concentramento sono nate le poesie di Nazim Hikmet, è nato il diario di Anna Frank, sono nate le poesie di un ragazzo di 13 anni, di Uri Lore, come sembra si chiami, 15 poesie, un ragazzo di 13 anni che aveva, capiva qual era la situazione, rispondeva con filastrocche e con ironia. Voi pensate in quel buio quanto sia forte l'uomo e quanta bontà ci sia anche nell'uomo, voi vedrete le storture, però porterete con voi, voi pensate in quelle stanze buie, in quelle macerie di ossa, una musica di violino che suona, questo è quello che è capace di fare l'uomo, è quello che voi, io vi auguro voi farete, cioè sarete musica di violino nel mondo, questo è l'augurio più grande che vi posso fare. Grazie e davvero buon lavoro a tutti.